scuola, conosce bene, però messo giù come hai detto te, e scrivicene, d'accordo? Qua c'è un impianto un po' alla Carlos, no? No, sì, sì. Lasciami dare la parola anche agli altri quattro sì. che me l'hanno chiesto, sì, buono. E Giorgi? No, non io sì. Mi scuso con voi. Ma non, non è un'offesa, eh? No, però ho sindacato una vita, dai, no. Allora. Mi devo solo scusare, ma la famosa cena ce l'ho a Ferrara. E quindi dato che esistono ancora quattro... con salame, no, aspetta un po' di salame, con salame, si sta un po' sì, signora, scusa con lei, ma anche io ho il mio ideale. No, no, la ringrazio molto. Allora, io vorrei portare brevemente due temi che già sono stati al centro della discussione dei circoli di riunione Porto, e dove abbiamo costituito dei gruppi di lavoro, uno riguarda la scuola. E due temi sono stati messi a fuoco. Due temi sono stati messi a fuoco in modo particolare che stanno direttamente sotto la governance della regione, per questo le chiedo scusa se ho cercato di trattenerla una minuta ancora. Uno di questi è il fatto che quando parliamo di scuola oggi dovremo anche allargare i confini all'istruzione degli adulti. Perché l'istruzione degli adulti che sta nascendo in realtà prenderà il via concretamente in tutta Italia dal settembre del 2015 con delle istituzioni scolastiche autonome che sono i CPA. Certo. E noi abbiamo già qui a Bologna in provincia due CPA, il metropolitano. Sì, sì, però domenico andiamo per cui. Esatto, per il modese. E il CPA però non è un soggetto solo al mondo, nel senso che ha bisogno di che venga realizzata quella che è stata un accordo del 14 luglio 2014, l'accordo Stato-Regioni, che prevede che ogni regione individui e costruisca la rete territoriale per l'apprendimento permanente, la istituisca individuando quali sono i soggetti che stanno all'interno, soggetti che sono dalla Camera del Commercio alle imprese, alle associazioni datoriali, ma anche gli enti locali, ma anche il terzo settore, ma anche le nel senso che tutto il territorio che ha qualcosa da dare o da dire proprio per prendere in carico il diritto all'apprendimento permanente lo faccia. La cosa importante è che in capo alle regioni, secondo quell'accordo, la perimetrazione della rete, l'individuazione dei soggetti che ci stanno dentro, i compiti che è, ma anche la figura giuridica che deve avere, una figura giuridica che consente a questo soggetto composito di presentarsi in modo univoco verso l'esterno e anche di partecipare quindi a finanziamenti, eccetera, muoversi. Questo è estremamente importante perché, non lo so a dire perché è importante, ma insomma è chiaro che parliamo di istruzione degli adulti, parliamo di affrontamento di grandissimi problemi che vanno dall'elevamento dei livelli culturali della popolazione che solo sa quando ce n'è bisogno, ma anche alla coesione sociale, all'integrazione degli stranieri, all'aumento dell'occupazione. Quindi io consiglierei, siccome altre regioni, vorrei stimolare, perché altre regioni si sono già mosse, sicuramente io qui le libere della Toscana e delle Marche, che se le vuole ho stampato. No, ma prendo volentieri quella della Toscana. No, lo sento sempre dire la Toscana. Quando vado a vedere la Toscana, al di là della delibera, non ho mai visto un'azione fatta. Mai. Mi permetta questa. Di aprile. Va bene, signora, invece d'accordo. Quella delle Marche è un po' prima. D'accordo. Ci sono degli accordi sperimentali. In Puglia, no, in Sicilia, Lombardia hanno fatto un accordo. Aspettiamo il dialogo. Okay. Grazie. La seconda, la seconda prego, che se il capo, questo sarà ancora molto più breve, prego. Perché si tratta, l'altro tema appunto che abbiamo assunto, è l'alternanza scuola-lavoro, che riguarderà con l'aumento, l'obbligatorietà per gli istituti tecnici professionali e anche per il liceo, riguarderà 1,5 milioni di ragazzi che dovranno andare a fare una cosa di qualità
in imprese, adesso con il nuovo testo, che è uscito dalle Camere, non solo le imprese ma anche altri soggetti potranno essere candidati a essere, le Camere di Commercio dovranno istituire una sezione speciale per le imprese formative, diciamo così, insomma. E ecco, perché che cos'è secondo me compito della Regione, compito, insomma, prerogativa della Regione? È quella di concordare con i soggetti economici e produttivi del territorio, concordare degli impegni affinché essi promuovano presso i loro associati la capacità di essere formativi. Gli strumenti ci sono, ecco. Grazie. Grazie. Il testo però. Glielo do? Sì. Non parliamo più di tanto della cosa. No, se è stata tra amici, chiami sempre l'attenzione sul buco nero del nostro sistema scuola, va bene così. Poi a Nao e volevo solo riprendere due punti, perché credo che, insomma, abbiamo già toccato moltissimi punti.